Sono diverse le iniziative per ricordare il 6 aprile del 2009. Il 5 aprile all'Auditorium del Parco si terranno due appuntamenti. Alle 16 è prevista la sesta edizione del premio di laurea AVUS 6 aprile 2009, promosso dall'Associazione AVUS, l'Associazione Vittime Universitarie del Sisma, con l'Università degli Studi dell'Aquila, Gran Sasso Science Institute e SIGEA. Alle 17 si svolgerà l'incontro sui temi della giustizia con la Rete Nazionale Familiare delle Vittime Noi Non Dimentichiamo, a cura del Comitato Familiari vittime della Casa dello Studente. Ci saranno in città però anche altri appuntamenti, ad esempio alle 18 la mostra Lavori in Corso, dedicata al sisma, nei locali dell'ex Unicredit. E poi alle 19 all'emiciclo si inaugurerà invece l'esposizione del maestro Ciccozzi. La fiaccolata al ricordo delle 300 vittime, a cura dei comitati dei familiari delle vittime del sisma e del comune, partirà la sera del 5 aprile alle 22.30 da via 20 settembre, con raduno alle 22 nell'area davanti al tribunale. Il percorso si snoderà lungo via 20 settembre, con sosta in corrispondenza dell'area antistante la Casa dello Studente, per poi proseguire in direzione della villa, con l'attraversamento del perimetro di Viale Crispi, via Jacobucci e Viale Rendina, con prosecuzione lungo Corso Federico e arrivo in Piazza Duomo. Ricco anche il programma religioso a cura dell'Arcidiocesi. A mezzanotte e mezza nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi, l'arcivescovo metropolita dell'Aquila, concelebrata da alcuni vescovi e dai sacerdoti dell'arcidiocesi, in suffragio delle vittime del sisma, con la lettura dei nomi durante la preghiera eucaristica. La liturgia sarà animata dalla corale Lorenzo Perosi. All'1.45 fino alle 3.25 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio ci sarà una veglia di preghiera, aspettando le 3.32. Alle 3.32 in Piazza Duomo l'ascolto dei 309 tocchi della campana della Chiesa delle Anime Sante, il ricordo delle vittime del sisma.